Fabrizio, ti apro. Noi qua siamo nella sede di Libere di Addio Pizzo. Qua in questo manifesto Addio Pizzo ha messo i nomi delle prime aziende che hanno accettato di entrare nella lista di coloro che non pagano il pizzo. Adesso in questo momento so per certo che sono aumentate tantissimo le ditte che hanno accettato di essere messe in questo. Ci siete anche voi? Sì. Le persone devono venire non tanto a visitare i luoghi della mafia, ma i luoghi della Sicilia che ha cambiato. Stiamo attendendo che venga pubblicato un libricino nel quale ci sono tutte le attività che hanno scelto di non pagare. Con questi la persona può essere indirizzata, per esempio se vuole andare in un bed and breakfast una sera può scegliere là dentro, dice qui è il bed and breakfast che non paga il pizzo, questo, allora cercherò di andare là. E c'è questo incontro al Crocifisso dei Miracoli, alla parrocchia a noi vicina, di Padri Notari, idee per un nuovo welfare al servizio della polis. Poi? Giorno 18 abbiamo una serie di appuntamenti, alle ore 17 con la libreria Cavallotto, se non mi vergogno. Noi siamo qua, giusto? In questo quartiere, a Picanello. E non abbiamo preso ancora contatti con la scuola, non abbiamo ancora preso contatti con le persone del posto. Noi che siamo venuti qua, non semplicemente per abitare una casa confiscata, ma anche per poter fare qualche cosa di concreto qua. Io lo voglio mettere come punto all'ordine del giorno nel prossimo direttivo.